Ciao a tutti, mi sto truccando per uscire, quindi ho detto vabbè, faccio una direttina al volo. Però nulla di complicato, molto easy. Come state? Ciao, domani torni? Yes! Tra poco Corea, sì. Mancano meno di 2 settimane. Cosa avete fatto oggi? Io sono andata a Rimini a farmi dei piercing e sono tornata. E ora mi sto preparando per uscire. Non ho ancora preso i biglietti per Harry. Perché devo capire che settore hanno la mia amica con la quale. Angel! Con la quale vado al concerto, devo capire che settore ha. Casomai li prenderò RSL. Però ci vado. Angel sta abbaiando. Qua i capelli sono provvisori. Angel, basta! Scusatemi per l'acuto. Ho fatto questi, questo. Non mi ricordo come si chiama. Sicuramente voi lo sapete, non mi ricordo come si chiama. Sì, mi sbrigo, mi sbrigo. Faccio al più presto possibile. E li ho fatti anche i capezzoli. Perché così? Perché abbaia? Perché è pazza. È totalmente fuori di testa. Allora, io qua ho praticamente finito il cushion, ma lo userò fino all'ultima goccia. Lo so che non si fa questa cosa che ho fatto. Sì, fa malissimo. Fa malissimo, non male. Cioè fa abbastanza da. Ha fatto abbastanza male. Dove andiamo? Invita Pat. Non lo so Pat che sta facendo in questo momento. Hai sentito Ila, ma Ila ancora non è arrivata. No, no, a casa mia non ci sono fantasmi. Non lo so, Pat critica e basta. Devo andare da lui, ma. E poi dopo usciamo. Che oggi torna anche Vale. Yeah! Come si curano? La piercer mi ha detto con la soluzione salina, quella delle lenti a contatto. Poi mi ha detto di prendere una crema in caso dovessero fare infezione e non sono in Italia. Però non dovrebbe succedere nulla. Sì, che ho ascoltato Pink Venom. Raga, il dolore c'è stato, vi dirò. Io ho una soglia del dolore molto alta. Cioè, io proprio i tatuaggi, lo sapete, ve l'ho sempre detto, non sento dolore. Però, questa volta. Cioè, non male da piangere, urlare, però. Se io che ho la soglia alta l'ho sentito, bello potente, mi sa che è un piercing bello doloroso. Però non lo so, raga, mi è venuto in mente tipo ieri così, random. No, in realtà ci stavo pensando da qualche giorno. E ho detto, ma, sapete cosa? Lo faccio ora, perché altrimenti non lo farò mai. Quanti tatuaggi hai? Ne ho tipo una ventina. Circa. Mi truccherò abbastanza easy in realtà. Adesso farò ancora male un po', sì. Cioè, no, però all'improvviso sì. Non so spiegarvi. Come fai in futuro ad allattare? Non è nei miei piani per il momento. Ma se mai dovesse essere nei miei piani, si tolgono tranquillamente.
Cioè, calcolate che questo è un piercing che si chiude tipo in una notte, volendo, in 2 o 3 ore, anzi. Ti piacciono più i cani o i gatti? In realtà mi piacciono di più i gatti. Però anche i cani mi piacciono. Ora vogliamo sapere chi autografa il video che ho fatto su TikTok. Questo fondotinta lo amo. Letteralmente. Bellissimo. L'ho finito, ne devo comprare 500. Deve durarmi per forza finché non arrivo a Seoul. Dovrei vestirmi in realtà, prima di truccarmi. Raga, sono stanchissima, mi sono svegliata alle 6, però sono andata a dormire, perché avevo il treno alle 8. Però sono andata a dormire tipo alle 4. Questo è un fondotinta cushion. Sì, ho fatto Rimini Milano, cioè ho fatto Milano Rimini, Rimini Milano stesso giorno. Cioè sono partita alle 8 di mattina. Sono arrivata a Rimini tipo alle 11. Ho fatto i piercing e sono tornata subito. Con la costa in Corea come fai? Ma in realtà lì ce le hanno le hits. Sembra uno zombie senza trucco. I'm sorry. Spero che tu sia meglio. Domani vai a Milano da Louis Tomlinson. Non ho i biglietti e non ho neanche qualcuno con cui andare, sinceramente. Però mi sarebbe piaciuto andarci tanto. Fatti se magari vedo se qualcuno li vende lì fuori, ci vado all'ultimo e metto dietro, tanto. I treni certo che hanno fatto ritardo, hanno fatto mezz'ora di ritardo all'andata e mezz'ora di ritardo al ritorno. Il fondotinta è questo qui, cushion. Lo amo, però è finito. Dovrò ritrovarlo quando torno a Seoul perché l'ho preso lì. Tatuaggio che ha fatto più male, ragno. Ragno perché è un posto particolare ed è tutto colorato dentro. Non so se mettere un altro po' di correttore, che dite? Perché sei andata fino a Rimini a fare i piercing? Allora, praticamente ieri a caso stavo su TikTok a vedere appunto nipple piercing, i piercing quelli al capezzolo, per vedere se facevano male, cosa... Vabbè. Cosa pensavano le persone e tutto. Ho visto il video di questa ragazza, che è quella che ho taggato nelle storie, che spiegava un po' di cose e mi ispirava fiducia. Poi io sono un po' timida, quindi volevo una piercer donna e volevo qualcuno che avesse disponibilità subito. Quindi le ho scritto e purtroppo non era a Milano ma era a Rimini, però aveva disponibilità per oggi. E quindi ho detto vabbè, sapete cosa? Treno, vado, fine. E quindi sì, mi ha ispirato fiducia, anche perché le ha fatti senza pinza. E a me la pinza mi terrorizza un sacco. E quindi ho detto, dai sì. Non so come vestirmi stasera. Cioè, in realtà forse lo so, però non lo so. No, nessuna anestesia. Livello di dolore da 1 a 10, 9. No, 8, dai. Tutto un 8 ci sta. Quando li ho fatti stamattina? Sì, sono felice di essere andata a Rimini da lei perché è stata davvero brava. Mi ha rassicurata tantissimo. Ciao amore, Mario, mi manchi! E quindi sono felice di aver fatto 8 ore di treno, perché comunque secondo me, anche perché è un piercing molto particolare, e quindi
sono felice di essermi affidata a qualcuno del genere, il quale mi sono fidata, che mi ha messo a mio agio e tutto. Ha fatto male questo, non mi ricordo come si chiama, zero, zero dolore, raga. Vi giuro, questo, zero dolore. Infatti, solo che ora non posso dormire troppo poggiata qui, però quando mi guarisce lo voglio fare anche qui perché mi piace tantissimo, e anche il doppio buco perché non ha fatto male. Io mi vedo un po' di occhiaie. Dove ho preso l'Army Bomb? L'ho presa a Las Vegas fuori il concerto. Che terra ho usato? Ho usato questa qui, che ho preso sempre in Corea. Però anche questa qui di NARS, molto top, devo dire. Quanto manca per partire in Corea? Pochissimo, raga. Parto il 14, quindi manca... mancano 12 giorni. Che vuol dire come si fa a prendere il treno? Non si può vedere nessuno perché ti piacciono? Non lo so, perché li volevo. Piacciono a me, questo è l'importante. Poi si vedono un po' attraverso le maglie. E mi piace questa cosa. Poi voglio mettere quella a forma di cuore. Quando guarirà. Non lo so, non deve essere per forza necessariamente una cosa che vedono tutti. Una cosa che ti piace. Può anche essere una cosa che vedi solo tu. Che dite? Questa base? Sì, ho fatto... no, un viaggio totalmente da sola, no. Perché poi ho sempre incontrato persone a destinazione, quindi no. Mettiamoci un po' di glow qui. Non voglio truccarmi troppo pesante oggi in realtà. Quanti giorni resto in Corea? Resto... un mese e mezzo. Raga, scusatemi se sono un po' rallentata oggi, però raga, vi giuro, ho dormito 3 ore e mi sono svegliata alle 6 del mattino. Sono stanchina. Facciamo direttamente il liner. Quanti anni ho? 22. Tra poco 23. Ok. Allunghiamo ancora? Non lo so. Non capisco se fa caldo o freddo. Dentro casa fa caldo. Fuori? Oggi faceva freddo. Posto in cui non sono mai andata che mi piacerebbe visitare? Tipo New York. Però anche l'Islanda. I cani di terra... i cani. Gucci, il cane, e Crollo, il gatto, saranno con Edo. Scusate questo momento di silenzio, eyeliner.
Mi sa che devo andare a prendere. Voglio mettermi forse le ciglia finte solo alla fine. Ma le ho dimenticate sopra, quindi devo andare a prenderle. Oddio, ho le sia di un traccio. No. No! No, devo modificare qui. Peccato, stava venendo tutto bene. Non è perfetto, qui è un po' diverso, però ho paura che se lo voglio cambiare faccio più danni, perché è poco diverso. Altri paesi orientali dell'Oriente che vorresti visitare? Tutti dicono che la Thailandia sia bellissima, quindi magari la Thailandia. Thailandia! Però anche la Cina. Mi piacerebbe andare in Cina. E ho fatto peggio. Lo sapevo io che dovevo stare ferma. Lo sapevo che dovevo stare ferma. Ma raga, quando è che ricominciate scuola? Così info. Vado per piacere in Corea, non per lavoro. Cioè, vi faccio anche tanti contenuti e sono felice di questo perché secondo me è interessante. Un secondo, raga. Cioè, magari mi sbaglio e non ve ne frega nulla, però magari per voi che mi seguite è interessante che vi mostro magari un'altra parte del mondo per tanto tempo e faccio vedere altre cose piuttosto che sempre Milano. Poi, ripeto, magari non ve ne frega un bel nulla, però. E quindi ho pensato anche per cambiare un po' i contenuti di andare lì un po' più di tempo. Fa cagare questo eyeliner. Fa davvero schifo. 15, ok. 12. 19 addirittura. Corea del Sud, oh, chiaramente. Quella del nord mi sembra un po' impossibile. Questo eyeliner fa un po' cacare. 7 ore avanti in Corea. 7. Ci arrangiamo. Sì, le ho fatte le extensions alle ciglia, però non le voglio fare più perché non è che le rovina, però le indebolisce un po', chiaramente, se le fate, cioè le facevo tipo ogni mese.
e quindi si erano un pochino indebolite le mie ciglia. Adesso ho fatto ricrescere le mie ciglia e faccio il lash lift, che è quello che le piega e basta, però con le mie ciglia, ecco. Questi glutei sono seccati, mi sa, eh? Certo, ai capelli sì, infatti li rimetto appena arrivo in Corea, non appena, 2 giorni dopo. Il 17 le metto. L'extension, sei capelli. Niente, ragazzi, sono seccati i glitter. Però io volevo creare una situazione un po' tipo così. Tipo una roba simile. Allora, gli eventi del compleanno di JK sicuramente non ci sono più. Quando arrivo io, però magari mi trovo quelli di Namjoon e mi troverò quelli di Jimin. Rispondo a tratti perché mi sto truccando, non perché non voglio rispondere, mi dispiace. Colore preferito? Il viola. Lilla, anzi. Cioè. Penso basta perché non ce la faccio più, sono stanca. Ora vado a prendere le ciglia finte che ho lasciato su. Metto quelle. Basta, raga. Non ho tanta voglia. Quanti figli ti piacerebbe avere per il momento? Non è una roba alla quale penso, cioè per il momento zero. Però magari le cose nella vita possono cambiare o meno. Chissà. Oh. Ok, dai, leggiamo un po'. Dove devi andare? Devo uscire con gli altri. Con i miei amichetti che non vedo da un po' perché chi è partito di qua, chi è partito di là, chi è partito a destra, chi è partito a sinistra. Allora, i dolori sono soggettivi. A me il septum non fece per niente male. Altre persone sono tipo svenute, pianti, isteriche, cose. Quindi dipende sempre dalla soglia del dolore. Da come la tua pelle è lì. Come eyeliner ho usato questo qui che è di Byredo ed è marrone. Il numero è 'Practical Brown'. C'è qualcosa che non mi convince. Come ti fai i capelli? Mi sa che li lego. Li tengo tirati. Però c'è qualcosa che non mi convince, amici. Cosa potrebbe essere secondo voi? Beh, non ho le ciglia perché le devo mettere. E anche le labbra devo fare. Forse sono queste due cose. Sei zitta che non sai neanche dire annyeonghaseyo. Non è che per andare in Corea devo avere un master in lingua coreana, non trovi?
E poi per le persone così che rompono i coglioni, che una persona ha anche paura di pronunciare ciao in un'altra lingua perché magari lo dice male, ci sono le persone. Illuminante? L'illuminé! Ma è anche questa luce che è horror, che sia ben chiaro. Sì, ricolleziono le fotocard, non troppo ossessivamente, però abbastanza, ecco. Cioè, mi piacciono, mi piace collezionarle. Anche questo lo facciamo dopo, su. Sì, c'è sempre chi scassa. Fact. Fact! Ovviamente non ce l'ho qui, mi sa, lo sapete. Dite che sono troppo chiara. Però, raga, secondo me la luce. Non sono. Perché io dallo specchio non mi vedo chiarissima. Dalla luce. Mettiamo un po' più di blush. Che questo c'ha pure i cosini illuminanti dentro. Vedete, ora sono troppo rosa. Sono troppo blushata adesso. Tutta blushata. Rossetto e ciglia, raga, le ciglia fanno una parte importantissima. Overlining un pochino. Quando chiudi un rapporto tipo amicizia, le foto le tieni o le elimini tutte con quella persona? Io tengo tutto. Cioè, almeno che non sia legato un brutto ricordo a quella cosa. Cioè, se con una persona ci chiudo in modo orribile, probabilmente cancello le cose. Ma deve essere proprio un modo orribile e disastroso, altrimenti tengo tutto. Perché alla fine sono sempre ricordi. Labbra. Adesso mi serve il gloss. Non lo trovo. Metto questo. Così, molto leggero, però carino, no? Senza mettere tinte labbra su tinte labbra su tinte labbra. Ho usato questa di Charlotte Tilbury ed è Pillow Talk. Ovvio, Pillow Talk. Qui. Adesso mettiamo un po' di mascara e poi dopo vado a mettermi le ciglia. Mi sento un po' che ho esagerato a fare l'overlining delle labbra, però. Il gloss in realtà non è un gloss, è tipo un balsamo labbra di Fenty Beauty. E si chiama Cherry Treat Conditioning Lip Oil. Non è proprio un gloss, questo me lo metto in borsa. E me lo porto, me lo metto. Perché il problema del gloss è che a volte mi si appiccicano i capelli. Però oggi ce li ho tirati, quindi in realtà. Ciglia. Un pochino di mascara.
Questo è il mascara di Cleo, tra l'altro. Molto bello. Però il problema è che ho messo il mascara è che adesso non so se riuscirò a mettere le ciglia finte. Perché ho le ciglia lunghe e quindi quando voglio mettere le ciglia finte a volte... Un po' sotto. Il filler l'ho fatto per tipo 3-4 volte. L'ultima volta che l'ho fatto è stato quando c'era la prima pandemia ed era finito il primo lockdown. Quello è stato l'ultimo filler che ho fatto, però devo dire la verità, è durato tanto. Cioè adesso si è un po' rispetto a prima, però mi piace comunque perché non è troppo e quindi l'effetto mi piace. E quindi quella è stata l'ultima volta che ho fatto il filler e per il momento non ho intenzione di rifarlo. Se vedo che si sgonfia ancora, lo rifarò. Consigli per far crescere le ciglia, c'è un olio che si chiama Grande Lash. C'è su Amazon, su Sephora, raga, è fantastico, a me le ha fatte crescere tantissimo. Però dovete metterlo ogni giorno per 3 mesi. Ogni notte prima di andare a dormire per 3 mesi. Certo che mi piacciono gli Stray Kids. Lo utilizzo anch'io. Bello, vero? Costa tanto, non costa pochissimo, però secondo me ne vale la pena perché 3 mesi li dura e fa il suo lavoro. Costa, mi sa, 50-60 euro. Quindi non costa poco, però io ne ho provati tanti di sieri. Cioè ne ho provati proprio tanti di sieri. E quello è stato l'unico che me l'ha fatto crescere effettivamente. Grande Lash. Grande Lash. Come ciglia. No sponsor, just honest. Ok, un po' easy. Ora capisco se mettere le ciglia o meno. Questo è il mio make up di oggi. Nulla. That's it. Spero che vi sia piaciuto. Io mi vado a vestire perché devo uscire. E sono anche un po' in ritardo. No, in realtà non sono. Sì, sono in ritardo. Sono in ritardo. Dite che non le metto le ciglia, ma solo quelle alla fine, no? Allora fatemi passare meglio il mascara. Non mi piace tanto truccare le altre persone perché ho sempre paura che possa non piacere il trucco che faccio. O comunque. Ovviamente ognuno di noi ha dei tratti di viso diversi e quindi ho paura di non saper truccare bene altri tratti di viso. Cioè proprio altri nasi, altre labbra, altri occhi. Capite che intendo? Perché sono abituata a truccare i miei e a sapere cosa sta bene su di me, con i miei colori e tutto. Quindi non sono tanto fan di truccare gli altri. Preferisco truccare me stessa. Ok, sono un pochino giù. Questo si chiama Easy Magic, è di Juno Cosmetic, che è il brand di Cleo Toms, che è una ragazza italiana, un'influencer italiana, molto molto bello. Molto figo questo mascara, sinceramente. Outfit per ora non ce l'ho ancora, c'ho una canottierina, mi devo andare a vestire. Farai una live mentre prepari la valigia? Yeah! Yes.
però. Sono a casa mia, raga. Nulla. Rossetto, ok. Matita. È la Lip Cheat di Charlotte Tilbury. Colore Pillow Talk. E sopra ci ho messo questo di Fenty Beauty che è Lip Treat. Nulla, raga. Grazie per la compagnia. Vi do un bacione e vado a vestirmi.